Bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Se avete visto i video che ho messo sul canale di Silvia Mugello, sono qui in vacanza a Minorca e oggi è l'ultimo giorno purtroppo, ma andrò a fare una cosa super bella. Andrò a fare una passeggiata a cavallo. Maneggio e tra un po'. Ecco, siamo arrivati e qua ci sono i cavalli. E ci hanno dato il caffè e adesso siamo quasi pronti. Tra poco si va a fare una passeggiata per i cavalli. Venite che vi faccio vedere i cavalli. Questi sono tutti i cavalli. E in fondo ci sono i pony. Minorca racchiude un sacco di razze di cavalli. Questo cavallo è della razza minorchina, è la razza caratteristica di Minorca. Sì, sono i cavalli negri, sono la razza autoctona di Minorca. Qui abbiamo una razza autoctona minorchina, sono tutti negri. Questa è proprio la razza di Minorca e si differenzia perché è tutto morello. Ma quanti anni hanno i vostri cavalli e da che età iniziano a lavorare? Il più vecchio che c'è qua ha 18 anni. Hanno dai 7 ai 18 anni. Intorno hanno un sacco di paddock. Qui in campo là abbiamo i cavalli che sono in pensione e i giovani. Quando hanno più di 22 anni, diciamo, la libertà a mangiare, non lavorano più. I giovani che hanno 1-2 anni, fino a che non hanno 3 anni, ne cominciamo a lavorare. I cavalli li addestrano quando hanno l'età di 2-3 anni. Addestrare dopo, quando hanno 4-5 anni, cominciano a fare la passeggiata. Guardate che bello questo. Adesso le istruttrici daranno molte informazioni a chi verrà con noi in passeggiata. E con vosotros e Asmaria, che cambia il nome. Luego, durante il cammino, se tenete qualche duda, qualche domanda, os podéis consultare. Vale? Ponemos solo la punta, fácil y rápido. Vale? Es muy importante cómo vamos a coger las riendas. Vale? Pensar que es la. Bueno, la comunicación más directa con el caballo, ¿vale? Entonces, las tenemos que coger cortitas de manera que movamos las manos y no tengamos su boca, ¿vale? Si yo las cojo largas y muevo mis manos, el caballo no siente nada, por lo tanto, no entiende lo que le vamos a pedir, ¿vale? Y es importante no estar todo el rato estirando, ¿vale? Porque llevan un hierro en la boca y le vamos a hacer daño y se va a molestar, ¿vale? Entonces las manos siempre bajas y relajadas. Perfecto. Si queremos que le vamos a dar con los pies en la barriga. Es
significa que le vamos a dar y se ponga a correr o vaya a galope tendido, ¿vale? Significa que va a ir un poco más ligero. Los caballos siguen al ritmo del caballo que va adelante. Entonces, si voy al paso, todos vosotros vais a ir al paso por mucho que le deis, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo de darle, ¿vale? Para frenarlo, levantamos las manos y estiramos de las riendas. Suave, ¿vale? No nos pongamos nerviosos y empezamos a estirar, porque se va a poner nervioso y se va a ir hacia atrás, ¿vale? Si os pasa y se va hacia atrás, lo primero que tenéis que hacer es relajar, simplemente eso, ¿vale? En su reacción, si le estiráis mucho, pues le queda lo que me está pidiendo que vaya hacia atrás. Entonces, si no lo queremos, relajamos, dejamos de estirar y él se frena, ¿vale? Estiramos, ha frenado, dejamos de estirar, ¿sí? Para girarlo, vamos a usar solo la rienda del lado que queremos girar, ¿vale? La cogemos un poco más cortita, la dirigimos hacia la rodilla y estiramos, ¿vale? Y el otro lado lo mismo. Cogemos la rienda más cortita, la dirigimos hacia la rodilla y estiramos. ¿Vale? Es simplemente girarle la cara hacia el lado donde queremos ir, ¿vale? Pero es importante que el movimiento sea hacia abajo. Por eso siempre coger la referencia de la rodilla, ¿vale? Hacia abajo. Si lo queremos hacer hacia arriba, el caballo no puede. Que le bloqueamos el cuello, entonces es imposible, por mucho que estiremos, es imposible que el caballo gire, ¿vale? Bene, ho capito tutto, sono pronta, possiamo andare. Puoi salire, questo si chiama Carlos. Ehi, si chiama come Carla. Staffi sono giusti? Questo qua è un po' più lungo. Ma adesso si parte! E questa è mia mamma, che finalmente sono riuscita a convincerla a farla andare a cavallo. E ora si parte, inizia la passeggiata fino al mare. Il percorso è un po' difficile, infatti ci vuole più di un'ora per arrivare al mare. Mamma se la cava molto bene, visto che è la sua prima volta a cavallo. Ragazzi, siamo quasi arrivati al mare, guardate lì! Guardate che meraviglia, che spettacolo! Thank you.
Adesso ci fermiamo per fare due fotografie vicino al mare. Questa è la mia famiglia. E questa sono io. Questo è un posto magnifico, ideale per fare le passeggiate a cavallo. È stato veramente bello. E ora si torna alla base. È stato bellissimo. È stato bellissimo, ho visto il mare e ho anche trottato. Se vi è piaciuto questo video mettete un pollicione in su e iscrivetevi al canale. Sia Silvia e Silvia Mungello. Guardate altri video. Ciao!